Coinvolgimento di mio nonno, che ha fatto la marcia su Roma, tra l'altro, mio nonno, partendo da Perugia. Tra l'altro era uno dei pochissimi, proprio per quello che aveva ereditato, se lo poteva permettere, ad avere una macchina. Non immagino neanche le strade da qua a Perugia, come potevano essere. Tra l'altro Montopoli era provincia di Perugia, perché Rieti ancora non esisteva. Non era provincia di Roma, era provincia di Perugia. Arrivò un suo amico. E gli disse: Attilio, domani c'è la marcia su Roma, dobbiamo andare, dobbiamo andare, dobbiamo andare. Perfetto, salite in macchina con me. E partirono e vennero giù a Roma e fecero la marcia su Roma. A quel punto mio nonno fu comunque coinvolto e non tornò neanche più a Perugia perché, appunto, podestà qua, era già precedentemente molto amico di Cencelli e Cencelli. Adesso non ti so da dire gli anni esatti, comunque in quegli anni una delle cose importanti che comunque il primo fascismo voleva fare erano opere, e una delle opere importanti era sicuramente la bonifica delle paludi pontine. Uno dei racconti di mio nonno è quello di come, almeno dal suo punto di vista, però è storia, come si è arrivati al fascismo e il suo coinvolgimento nel fascismo. Si è arrivati nel fascismo, ma questa è storia, l'ha detto lui, ma credo che lo dicano tutti quanti, dopo una vittoria amara che è stata quella della prima guerra mondiale, che ha portato l'Italia a essere in una situazione veramente drammatica, con dei politici anche importanti, si parla di Giolitti, si parla di persone importanti, tra l'altro. Mio nonno aveva uno zio, cioè il fratello di sua madre, che era Tittoni, un politico che è stato addirittura per qualche mese primo ministro, governi che come quelli più recenti non duravano poi tanto. E in quel periodo c'era una grandissima crisi economica, una grandissima insoddisfazione. Quando c'era il fascismo era una cosa brutta, era una dittatura, come so tutte le altre cose, no? Mussolini ci ha levato tutto, 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 tutto. C'era un gagliardetto, se tu passavi, no io, ma un uomo che passava sto gagliardetto, teneva il cappello, non si levava, erano botte. Io no, queste Quella cose era proprio densa, no? periodo fascista, noi da ragazzi, io facevo il figlio della lupa. Io non sono stato mai, dice, ma come hai fatto ad andare a scuola senza essere iscritto al partito fascista? Papà non era iscritto, no? E abitava a Contigliano, abitavamo noi a Contigliano. A Rieti gli dicevo che ero iscritto a Contigliano, a Contigliano gli dicevo che ero iscritto a Rieti. Non ho avuto mai la tessera del partito fascista. Sono andata là a scuola e quel giorno non mi avevano dato i soldi per la tessera. Ah, dice, non ce l'hai i soldi. E allora esci da scuola, mi cacciarono da scuola. Allora mamma mi fa, come sei scappata? La maestra mi ha cacciato, mi danno uno schiaffo forte. Quella pensava che io non volevo andare a scuola. Allora arriva papà, dice, che hai fatto? La maestra mi ha cacciato e mamma mi ha menato. La fumata di soldi e sono rinata a scuola. Però era una provvidenza, eh? Tre divise e tre tessere, perché se io papà non ha mai inviato una tessera. Era tutto che te tenevano tutto a tessera, capito? Non trovavano più niente, neanche il filo per poter rammentare qualche cosa, perché te levavano tutto. Ci hanno levato l'oro, ci hanno levato il rame, se si faceva il grano,
te lo levavano e te ne lasciavano tanto quanto, tutti i raccolti che si facevano, se prendevano tutto e te lasciavano quel pochetto che, capito, per vivere. D'altro canto, nel momento in cui fu coinvolto come podestà, come credo anche altri podestà in Sabina, ci mise in questo impegno l'anima e non solo, anima e anche tanti soldi. E mi raccontava appunto del cimitero che aveva bisogno di essere risistemato, ma non c'erano i soldi e che ce li mise lui, alberi che mise... e che lui diceva quello stupidone, per non dire altro, del podestà, vedi, queste le ha messe lui, parlando di sé in terza persona, ma lo diceva con molto affetto. Il rapporto con i Montopolesi, devo dire, se da una parte è sempre stato inevitabilmente quello del possidente terriero che si rapportava comunque con la maggior parte della popolazione, che erano contadini o al massimo artigiani, è anche vero che comunque non si è mai tirato indietro anche con quelli che poi nel corso degli anni della guerra erano partigiani o comunisti, lui aiutava comunque quelli che erano del posto a prescindere dal colore politico, anche perché lui stesso negli ultimi anni del fascismo mi raccontava di essere molto molto critico. Per lui il fascismo era un socialismo, nel senso era il fascismo che aveva fatto le bonifiche, era il fascismo che aveva creato l'INPS, era il fascismo che aveva lavorato nel sociale. Poi, sue parole, non mie, poi Mussolini è stato rovinato dalle donne. Nel senso che nel secondo periodo fascista, dal 35, 37, 38, in cui il potere ha dato il peggio di sé, no? Lui non, almeno quello che mi diceva, è che non condivideva quasi più nulla di quello che era l'idea di partenza del fascismo. D'altronde lui si è trovato dalla parte sbagliata della storia, nel senso della parte degli sconfitti, della parte dei cattivi. In realtà quello che non mi ha raccontato lui, mi hanno raccontato tante persone qui in paese, molti lo volevano anche dopo la liberazione come persona coinvolta nell'amministrazione di Montopoli. Lui ovviamente si è tirato indietro. Ci stava un fascista qua che insegnava ai tedeschi e meglio cassi. A dove doveva pigliare, capito? Dove dovevano prendere. Dopo è nato a Monte Santa Maria e faceva propotente lo stesso questo. Non lo poteva vedere nessuno qua a Toffia. E se era nato su a Monte Santa Maria voleva fare lo stesso. Però quelli ci avevano tutti d'un'idea, Hanno spento la luce, ogni bastonata, e l'hanno messa a posto.